Buonasera a tutti. E già il titolo, come avete visto, è tratto da un film di Hitchcock. E questo me lo perdonerete, ma perché man mano che proseguivano le ricerche, effettivamente sembrava proprio di essere dentro una sorta di giallo, una sorta di intrigo. Spieghiamo brevemente come si è partiti ed esaminiamo gli elementi. Nel 1863, qua a Modena, viene proposta una causa alquanto bizzarra. C'è un francese, Curie Chanel, che si definisce principe d'Ungheria e fa causa all'ex duca Francesco V, ex nel senso che ormai di fatto era stato spodestato, pur rimanendo duca titolare, rivendicando il titolo di duca d'Este. Questo trae scaturigine dalle ricerche del barone Niari, Albert Niari. È stato uno dei primi che, dal ritorno, dopo aver seguito appunto Garibaldi nell'occupazione d'Italia meridionale del Regno di Napoli, si precipita a Modena a fare ricerche nell'archivio Estense, da poco aperto al pubblico. E dà le stampe un paio di opuscoli, uno dei quali è scritto, stampato qua a Modena, scritto in ungherese, Postumus Istvan, e questi opuscoli, in realtà la pubblicistica a favore di Curie Chanel era cominciata alcuni anni prima, nel 1859 in Francia, con una pubblicistica curata da Serrault. Comunque, diciamo, questi opuscoli, Niari appoggia la tesi di Curie Chanel, cioè dà una base storica al fatto di essere questo Curie Chanel il legittimo pretendente sia al Regno di Ungheria che appunto al Ducato di Modena. Su questa base, su queste ricerche di Niari, con un'analisi molto serena, si può dire che appunto abbia forzato veramente i fatti piegandoli alla sua tesi, con appunto conclusioni non accettabili. E lo stesso Verratti, che è il suo antagonista da parte ducale, perché Francesco V come avvocato aveva Vandelli, ma Verratti, Bartolomeo Verratti, già professore all'università qui di Modena in periodo ducale, si affianca a Vandelli proprio per la parte genealogica di queste ricerche storiche, facendo dei lavori proprio poderosi e ribattendo punto su punto a Niari, e a un certo punto si lamenta sul fatto che i sostenitori Curie Chanel abbiano convertito in lotta politica una questione meramente storica, dice Vandelli. Una prima valutazione che fa Bayard de Vaulx nella sua già citata dagli relatori che mi hanno preceduto, Vita di Francesco V, è che questa causa si possa definire senza dubbio bizzarra e quantomeno, dice lui, provocatoria. Ecco, partendo da questo punto di vista, cioè cercando di valutare l'ipotesi di Bayard de Vaulx appunto diceva provocatoria con il fatto che Curie Chanel fosse al soldo di Napoleone III. Esaminando un attimo la questione appunto della politica internazionale in quel momento lì, oltre alle vicende dei protagonisti, riassumo brevemente quello che è emerso. Intanto la figura di questo Curie Chanel. Curie Chanel all'epoca ha 70 anni, nel 1863, quindi per l'epoca è anziano. Niari ne ha 35, quindi si può immaginare anche questa persona con la metà degli anni di questo Curie Chanel che resta un po' affascinato, un po' ammaliato. E questo Curie Chanel ha avuto una vita burrascosa, ma burrascosa sono anche i precedenti della sua famiglia, perché la famiglia Curie Chanel sfrutta un caso di assonanza e negli ultimi periodi della Rivoluzione francese si inventa di essere un ramo collaterale dei duchi di Curie. Tant'è che per suffragare la cosa vanno pure in esilio come famiglie della nobiltà francese. Questo sarà oggetto nella restaurazione di una causa che la famiglia Curie Chanel perderà clamorosamente, dovendo poi cambiare il proprio nome aggiungendo la O che aveva tolto. Questa rincorsa, diciamo, alla nobiltà da parte di questa famiglia comunque alto borghese continua durante il Primo Impero. Dovrebbe essere uno zio quello che pare dalle carte, perché non sono sul Curie Chanel c'è veramente poco, è un personaggio ambiguo che proprio sfugge proprio anche alle ricerche. E dovrebbe essere uno zio, dicevo, che viene nobilitato da Napoleone I e creato conte dell'impero per i suoi meriti verso appunto la causa napoleonica, diciamo. Questo legame buonapartista continua anche in capo al nostro Curie Chanel.
Augusto Francesco Claudio Grishanel, che infatti troviamo già come direttore di un giornale finanziato dal futuro Napoleone III, all'epoca principe Luigi Napoleone, e sua sorta di sponda quinta colonna in occasione di uno dei tentati colpi di Stato da parte del futuro Napoleone III in Francia. Per questo poi processato e condannato appunto in Francia. Dopodiché lui si inventa appunto di essere principe ereditario di Ungheria e nel 59 lo troviamo che arriva in Italia e qua si inserisce subito nell'emigrazione ungherese che era di base nel regno di Sardegna e l'altra cosa particolare è che qui incontra Niari nella loggia massonica Dante Alighieri di Torino. Anzi, pare che sia proprio Grishanel, alto grado, a fare iniziare il barone Niari in questa loggia. Entrambi sono Contour contro Kossuth, quindi rappresentano l'ala democratico garibaldina dell'emigrazione ungherese. Un altro particolare è appunto la vicinanza di Napoleone III alla massoneria, possiamo dire, nel senso che è fuori di discussione che sia stato affiliato in carboneria. E qua, secondo appunto il giudizio dato da Oreste Ditto, che riguardo alla storiografia attuale viene ritenuto molto attendibile da due studiosi, diciamo, di orientamento contrapposto, che sono Mola e De Mattei, Ditto parla di una carboneria eterodiretta dalla massoneria, cioè una sorta di braccio operativo della massoneria per realizzare un comune scopo politico. All'epoca la massoneria proprio realizzava scopi politici, diciamolo tranquillamente. Un altro particolare che emerge, che sembra appunto di una cosa non fatta così casualmente, è che il 1863, l'anno della proposizione di questa causa, è un anno difficilissimo per Francesco V, attraverso un periodo personale molto duro. Da un lato c'è lo scioglimento della Brigata Estense, il suo esercito che l'aveva seguito nell'esilio e che rappresentava di fatto l'ultimo baluardo della propria sovranità. E viene sciolto dall'Austria con motivazioni di tipo economico, contestatissime dai legittimisti modenesi, dalla pubblicistica legittimista, ma anche dalle stesse lettere private di Francesco V, perché ci si chiede come faccia l'Austria, con il budget, tra virgolette, militare che aveva all'epoca, a essere messa in difficoltà per il mantenimento di 3.500 persone. E del resto, l'altro punto che notavano era come l'Austria non trovasse modo di mantenere questa unità organica, questa brigata italiana, pur avendo ancora ampi territori di lingua italiana, dal Tirolo italiano al Veneto che era ancora austriaco, la stessa Mantova era ancora austriaca, eccetera, eccetera. Invece la Brigata Estense viene appunto sciolta, malgrado proteste di tutti i tipi, malgrado anche un trattato internazionale che prevedeva il suo mantenimento. In questo periodo ci sono anche dei rapporti personali tesi di Francesco V con l'Austria, rapporti anche tesi con l'imperatore. Ci sono diverse sue lettere appunto in cui Francesco V tranquillamente dice che se la massoneria e Napoleone III, i liberali, fanno il loro mestiere, sono l'Austria e l'imperatore a non fare il loro, a non garantire cioè la legittimità e i sovrani legittimi. Questo è un anno tragico, diciamo, anche perché può lamentare Francesco V la perdita di parecchie personalità a lui vicine, importanti per lui, come consiglieri. Ad esempio suo zio Massimiliano, gran maestro dell'ordine teutonico, o lo stesso duca di Levi, che era il consigliere, il mentore, si può dire, di suo cognato, il conte di Chambord. Ancora c'è la morte di Lord Normanby, Marchese Normanby, che era stato uno dei pochi a sostenerlo a livello internazionale. I processi che c'erano in corso, sia per questioni economiche, contro Francesco V in Italia, ma anche il processo che si è intentato, poi finì per la morte dell'imputato, il conte Riccini, in cui vedeva Francesco V un tentativo di colpire e legittimare la politica di Francesco IV, suo padre, in occasione dei morti del 1831. L'Austria, del resto, in questo momento, sempre per completare il quadro, sta scontando un isolamento internazionale abbastanza pesante, dovuto all'ambiguità che ha tenuto in occasione della guerra di Crimea e al fatto che, appunto, ancora nel 1863 tenga un nuovo atteggiamento ambiguo in occasione delle rivendicazioni dei polacchi nei confronti della Russia. Questi due fatti portano, tra l'altro, alla rottura del fronte reazionario, rottura definitiva. Lo zar, senz'altro, era stato invadente, era stato
pesante se vogliamo, però togliendo la Russia dal fronte reazionario, si indebolisce il fronte reazionario e porterà poi inevitabilmente alla prima guerra mondiale, perché una Russia affiancata a Prussia, poi impero di Germania e impero austriaco, sarebbe stata la migliore forse garanzia della pace prima guerra mondiale, perché diveniva una forza inespugnabile. Nell'altro lato, sempre nel 1863, l'Austria è in una posizione un po' ambigua, perché è corteggiata e corteggia a sua volta la Francia per la questione della corona imperiale del Messico, che poi si concluderà in maniera proprio tragica, però stava dando in quel momento delle grosse illusioni. Un ultimo particolare da considerare sono i rapporti tra Francesco V e Napoleone III, rapporti inesistenti, perché Chambord, il conte di Chambord, era il cognato di Francesco V ed era il legittimo pretendente al trono francese, nell'ultimo Borbone. Di conseguenza Francesco V era l'unico sovrano europeo a non riconoscere Napoleone III come sovrano. Ne parla sempre malissimo sulle lettere, proprio questo da un lato è uno sgarbo internazionale, e inoltre lui proprio, accennava nelle sue lettere, parla malissimo, arriva proprio ad usare anche epiteti pesanti, una corrispondenza definisce addirittura l'anticristo. E questa proprio antipatia che si può dire reciproca tra un sovrano e l'altro. A questo punto quindi sembra veramente plausibile l'ipotesi di Bayard de Volo, cioè quindi che Francesco V sia stato oggetto di un attacco premeditato assolutamente di tipo politico. Probabilmente sapevano anche Cruchanel e gli altri che la questione in realtà dinastica di questa successione di Cruchanel agli Arpad come legittimi sovrani d'Ungheria, eccetera, eccetera, e quindi duchi d'Este, era assolutamente una boutade, però sostenuta proprio dal punto di vista politico, perché Francesco V, oltre che rappresentare il fronte legittimista, era anche un arciduca d'Austria, anche vicino in linea di parentela con l'imperatore, quindi un doppio colpo, diciamo. Possibile anche preludio, forse, a nuove turbulenze universitarie nell'impero che poi verranno smorzate. Ultima considerazione, diciamo come è andata a finire la causa, sperando che possa avervi incuriosito. Nel 1863, 10 ottobre, comincia il primo grado, che si conclude con la vittoria di Cruchanel qua a Modena. La sentenza d'appello, perché la causa viene appellata dagli avvocati Francesco V, si ha nel 1865, quindi 2 anni dopo, e conferma il primo grado, dando la vittoria sempre a Cruchanel. Nel 1866, 25 agosto, arriva la sentenza della Corte di Cassazione, che all'epoca era ancora Torino, sede della capitale del Regno d'Italia. E qui si ha un'ulteriore anomalia, nel senso che questa sentenza, per forza di cose, non può che dar ragione, ribaltare tutto e dar ragione a Francesco V. Anche se il titolo, dice il giudice, sia stato dato legittimamente, si rivolgono all'Alfonso Norum dell'epoca, cioè al Sacro Romano Imperatore, che tra parentesi non c'era neanche più. Quindi lui non poteva pronunciarsi su queste cose, un giudice. Però nelle motivazioni questo magistrato, che pure era modenese, eppure non aveva subito alcun pregiudizio di tipo politico durante il Ducato, si lancia proprio in un duro attacco contro la politica ducale degli Asburgo d'Este. E ultima anomalia, compensa le spese. Generalmente le spese seguono la soccombenza, tranne in casi eccezionali che qua non si ravvisano, e invece le compensa. Come curiosità possiamo dire che se Bayard de Volo notava come il costo delle cause potesse essere stato sostenuto da Parigi, notiamo che tra gli avvocati del collegio difensivo di Cruchanel, che sono stati parecchi nei vari gradi di giudizio, abbiamo dei nomi veramente importanti e pesanti, perché possiamo citare Cassinis, Tecchio, Mancini e lo stesso Francesco Crispi, tutti appartenenti alla sinistra parlamentare e tutti affiliati alla massoneria, con cui appunto chiudiamo il discorso, il legame politico per quello che, a mio parere, dando appunto ragione alle intuizioni di Bayard de Volo, era un bersaglio più elevato, più alto di politica internazionale. Grazie.